Welcome back per un altro po' di Alex. Come al solito, se vi piacciono gli RPG siete nel posto giusto, quindi vi invito a seguire il canale. Ma andiamo avanti, ragazzi. Ci eravamo lasciati con questa missioncina nella quale dovevamo trovare reclute idonee per Ignadon. Perché praticamente, tipo, per parlare con questo pirla, eravamo giunti alla cosa che bisognava, insomma, in sostanza, la tocca fa sta faccenda. Niente di troppo arduo. Ci andiamo a fare una bella passeggiata, tanto siamo belli carichi, belli sistemati e procediamo, e procediamo. Non vi nascondo, ma l'avrete già notato, che Alex verso, penso che siamo più o meno a tre quarti, metà, una cosa del genere, inizia a diventare vagamente tedioso dopo un po' il gioco, ma ha quel fascino particolare suo che continua a piacermi comunque sia. Tra l'altro, quel fascino alla Darkfall che potrebbe a breve diventare giocabile su Steam, tra l'altro, sotto lo pseudonimo di Rise of Agon, proprio Rise of Agon. E se ci avete la curiosità di giocare un MMO gratis che è vecchio come il cucco, o mamma Saura, magari potrebbe piacervi. Io non ho più un compagno, non so perché. Io non lo so che fine ha fatto. Il braccio armato della legge mi ha dato una cosa. Io avevo un compagno, sarà morto, ma che cazzo ne so. Comunque, buon per lui, che vedevo di qua. C'è roba morta che ci dà l'exp. Bella, cos'è? Ascia arrugginita. Ehi, ehi, sai che si muove qua. Ah, niente di pazzo. No, però mi dava. No, niente. Mi dava ancora il combattimento. Vabbè, qua ci sono dei lettacci, ma. Arco da caccia. Potrebbe diventare giocabile a breve gratuitamente, tra l'altro. Quindi io, regà, volete provare MMO? Certo, ci stanno altri MMO più nuovi. Che cazzo? Ma dov'è che sta? Uno dice: voglio giocare una cosa con la grafica migliore. Allora, ma ci stanno MMO con la grafica migliore gratis? Sì, li trovate anche dentro, sotto i tombini, quelli stanno ovunque. Darkfall ha una grafica terrificante. Però ha quel non so che di charm alla Alex che gli altri non hanno. Quindi magari vi potrebbe piacere. Per cui, quando esce su Steam, dateci un'occhiata. E giocatevelo con i vostri compa. Why not? Magari vi piace e poi diventa il gioco della vita. Perché la grafica, tutto sommato, non è tutto. Anzi, in realtà, vi dirò di più. La grafica, quando non è figa, spesso e volentieri. Come in questo caso, guardate che scorcetti, c'è una grafica semplicissima e nonostante tutto comunque rende. Quindi nonostante non sia fotorealistico, c'ha veramente veramente il suo. Hanno fatto veramente un gran bel lavoro, che c'è, lo sapevo. Vabbè, ormai devasto tutto io, cioè sono tipo il devastatore pluviale qua. E quindi provatelo, why not? Magari vi piace. È un bel gioco PvP, ci stanno un sacco di mob diversi, c'è veramente un sacco di PvE, nonostante il gioco sia PvP. C'è un sacco di roba da vedere, è molto bello, un bel giochino, ben fatto, onestamente, nonostante i suoi problemi, devo parlare con te, ok? Nonostante i suoi problemi, c'ha il suo, quindi regà, dateci un'occhiata, why not? Se esce, sempre che riescano a farlo uscire, perché ogni volta fanno, scrivono cose sulle patch, poi non succede niente. Zio mio, devi diventare uno di noi. Home of exiles, the condemned, the damned, the lost. You pick. Sono per diventare un chiarico berserker, quindi che dobbiamo fargli? Ok, vediamo, proviamo. Diventare chierico, la tecnologia, bla bla bla. Vabbè, dice tutte cazzate. Vai, non è uno scambio di opinioni, ti unirai ai chierici. Ma io. L'ho convinto, l'ho convinto. You
Hai ragione, sono un chierico. A posto. È finito. È fatta. È diventato un chierico. Allora, vediamo cosa possiamo. È proibito questo. Ma io non mi faccio proibire nulla. E come cacchio faccio? Scusa, 1, 2, 3. Allora 1, 2, 3. No, 1, 2, 3. E poi come cacchio faccio? Ah, ok. Certo, makes sense. Too easy, boy. Veramente la monnezza c'era qua dentro. Cioè, il rischio non è stato worth per niente. Ma c'è una ricetta qua. Qualcosa di curativo. Gli dormiamo pure dentro fino al mattino. Così poi andiamo a fare i ragnoni. Comunque i ragnoni, raga, che erano una problematica veramente imponente. Adesso li spappoliamo in un secondo. Tra l'altro, fammi vedere quanti sordi ci abbiamo. 3. Per prendere la spada quella fotonica ci vuole ancora un bel po'. Eagle. Fammi indovinare, hai infranto le leggi? Non sono un esiliato, mi hanno mandato qua, chi sei? Sono di passaggio. Vediamo se ci dà una quest quest'uomo. Sei un esiliato, condannato a lavorare finché non avrò dimostrato la mia fedeltà. Vabbè, di tutte scazzate. Ah, quindi gli esiliati sono quelli che stanno nella zona sud, tutti quanti che li mandano a fare le cose delle piante. Che crimine ha commesso? Ho portato a casa un'arma che ho trovato in battaglia come trofeo, magari per studiarla. Vabbè, ma solo perché ma vaffanculo, perché c'aveva... Mi occuperò io delle creature, dai. L'ho presa sta missione, ma non la farò mai, fratello mio, fidati che... Te lo dico, qui lo dico, qui lo nego. Non la farò mai. Oh mamma, sei arrabbiato. Mi sono guattato una... Vabbè, qua c'è tutta merda qua dentro. Ma che me rubo? C'è niente da rubare. Allora, dobbiamo andare verso su. L'altro uomo sta qua, quindi direi andiamo pineta. Tra l'altro alla pineta c'era quel sottopassaggio con i mob, con un mob potentissimo che avevamo evitato l'altra volta. Adesso penso che gli do una botta esplode. Ah no, era di qua, ok. No, era da un'altra parte. Ho flashato io. E dobbiamo andare... No, ci conviene tornare indietro e poi andare su da quella parte lì. Qua, se non ricordo male, c'erano dei nemici. Io non avevo fightato nulla qui. Per paura di... Io non so che cazzo di fine abbia fatto Ray, ragazzi. Poi andiamo a contro... Vogliamo andare a dare un'occhiata? No, vabbè, tanto vale che andiamo dal tipo qui, dal reclutato... E poi veniamo a cercare. Andiamo a cercare dove cacchio sta Ray. Ray è esploso. Ray è l'uomo esploso. Vai. Fammi lootare dentini, artigli. Che poi mi vendo tutto. Facciamo 20.000 soldi. Lì c'è una macchina scaccata. Vieni. Aia. Maledetto. La cosa dell'autolock comunque non è che è fastidiosa di più. Ultra, perché se gli correvo addosso riuscivo pure. Vabbè, ma il primo attacco glielo schivo. Qua tocca stare attenti che ce ne stanno un paio. Vediamo se riesco a... Ma vaffanculo. Un po' di vita la perdiamo, però ammazza, da quando ho preso l'armatura, ho messo qualche punto a costituzione, sono praticamente invincibile, se potrebbe dire. Quasi. Lì c'è uno scaccatore grosso, Tocca stare attenti, c'è il super scaccatore. Vogliamo salire qua sopra e vedere che c'è sta? Sì, andiamo. Ehi, vieni. Beh, 60 exp pure questo qua. Golosissimo. Quello lì grosso devo dire che è pericoloso. Però mi sa che non ci arriviamo mica qua sopra. Forse un po' cheatando un pochino, ma se no mi sa... La vedo difficile. Questi qua grossi, regà, non lo so se fanno. Che dite voi?
Mamma mia. Magari se... magari se hitto qualcosa. Mo l'unica cosa è che sto tutto sfornato. Vediamo se c'ho qualcosa con cui curarmi, che non mi va di stare là 12.000 milioni di anni a rompermi la minchia. Ci abbiamo pure un punto da spendere. Allora, pozione curativa, vai. Ok, è sufficiente. Ah, non c'ho... Madonna santa. Fermo. Bene. Sta diventando tutto molto semplice. Da che abbiamo messo questi punticini. Oh, ma ci abbiamo un sacco di strada da fare qua per arrivare dal tipo. Solo che quanta exp mi manca a me per livellare? Avevo quasi livello 23. Bene. Ullala, ullala. Stiamo finalmente diventando grossi. Diciamo che per i primi 20 livelli il gioco ti permette di essere ultra miserabile, poi dopo devasti tutti i nemici. Poi li staggeri praticamente tutti con una facilità allucinante, cioè li devasti, ma... veramente devastati. E devastanti noi. Allora, andiamo avanti. Stiamo a fare un bel po' di soldini a ammazzare tutti sti animalox, tra l'altro. Il che è molto buono perché ci servono i soldini. Servono come il pane. Eccone un altro. Vieni, vieni. Ehi, ehi. Ma va a cagare. Ma va a cagare di nuovo. Maledetto, mi ha levato un pacco di vita sto coso. Vaffanculo, mo so one hit un'altra volta. Qua non c'è un letto manco a pregare. Mi tocca usare la dose ridotta. Questa da... siamo una pozza. Non sai che c'è. Sti gran cacchi. Gli tiro le bombe. Tanto ce n'abbiamo una sessantina di bombe, quindi va più che bene. Allora, dobbiamo continuare qua. Laggiù vedo dei mostriciattoli che comunque... ah, vabbè, bisogna andare qua. Però questi qua li facciamo, dai. Sono gratis. Stanno a fare tutto un giro strano, lo sanno solo loro. Anche perché questi comunque pagano, danno le ossa. Certo, una bottarella me la doveva dare comunque. Danno le ossa, danno i denti comunque, sì, anche che è poca roba. Però l'exp ce frega niente, è più una questione di quattrini. Ullala, qua sta succedendo un disastro, amici. Andiamo a supportare il nostro amicicio. Sta combinando. No, non voglio. Connor, io sono tuo amico. Ok, siamo ridiventati amichevoli. Poi c'è uno che ha provato a scappare. A me poi sta musica di sottofondo mi piace un sacco. Mi ricorda troppo Darkhold. Cosa hai trovato? Ferraglia, frammenti, nulla che valesse la pena. Cazzate, bottiglia d'acqua. Ai chierici serve aiuto, dai. Oh, i rifornimenti, testo filler. Allora, ci serve il tuo aiuto, sei stato selezionato dai nostri scout. Vai, mo dirà che non vuole, noi gli facciamo la proposta dei Jedi. Hai qualcosa da vendere? No, ha già accettato lui. Minchia, tutte cazzate. Ti porterò della carne, dai. Ho della carne, dai. Posto. Finito? Si è unito? Sta tranquillo, mi ha detto. Io ci sto, eh. Io sto tranquillissimo. Sto tranquillissimo, zio. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo tornare indietro. Però io per prima cosa andrei all'accampamento. Dormirei, comprerei delle granate e venderei la sella che abbiamo rimediato.
Stiamo diventando veramente operativi, devo dire. Dovevo fare una build forza dal minuto 1 e granate e forza e arrivederci. Avremmo fatto tutto con molta più facilità da subito. Allora, granate, compramela tutte. Poi vendere. Rombo di tuono, no, questo... Quale cacchio sto usando io? Manco mi ricordo. Vabbè. Comunque, l'arco da caccia lo vendiamo e lascia arrugginita pure. Poi dobbiamo andare qui, trovare la sellaccia quella solida, i vari becchi. L'orecchio del persecutore, l'armatura di chitina, tutte le pellicce, tutti gli avori. Le mandibole varie, le zampe di mostro, gli acule, le ghiandole. Vai, vai, che stiamo a fare un pacco di soldi. Abbiamo adesso, viene il pezzo forte, boom. 200 soldi, un altri 200. Magari arriviamo a 5k, facile. E intanto ci abbiamo 5k. Diamo un'occhiata un attimo, Ray, dove cacchio sta, se esiste ancora. Mi pare che sia questo, Ray. Ma che cazzo stavi a fare? Seguimi. Pagliaccio di ghiaccio ridicolo. E non sei altro. Fine avevi fatto. Adesso dormiamo un attimo e poi andiamo. Ray, un pagliaccio clown ridicolo. Vi giuro, raga, non so se in una delle puntate passate mega cliccando è successo qualcosa e l'ho rispedito a casa. Non mi ricordo che cazzo è successo. Mi sa che è una cosa del genere. Probabilmente ho cliccato e è andata a finire così. Allora, dobbiamo ritornare a Ignadone. Andiamo qua e teleportiamoci a Ignadone. Ma una volta che siamo andati a Ignadone, dobbiamo parlare con il capomastro dei mastri. E a quel punto noi possiamo parlarci per la main quest, perché lui non ci parlava finché non finiamo sta cacchio di quest, se non mi ricordo male. Quell'altro ci aveva chiesto di portare di uccidere i mob. E cioè, sta bene, dove sta quello? Oh, la mia spada. Ah, ecco. Ah, non renderizzato. Ah, ecco. Ah, no, è vero, lui mi diceva finisci il lavoro da emissario, giusto? Quindi dobbiamo andare al volo di qua. La spada comunque trovata completamente per caso, fotonica. E mo appena ci abbiamo abbastanza soldi andiamo a comprare pure quell'altra bestiale. Tra l'altro stiamo a vedere, io che cacchio di arma sto usando adesso? Non mi è dato vederlo. Vabbè, redentore lo posso usare? A rombo di tuono no. Redentore neanche. Sto usando il fucile al plasma, ovviamente. 70 forza. Questo 65 int. Mi sa che mi conviene. Rombo di tuono fa 91 danni, questo ne fa 100. Però, ah, perché questo è un fucile a pompa. E cazzo, mi mancano 6 punti a forza. Facilissimo, li facciamo in un attimo. Allora, Fabbro High Tech, permette di potenziare le armi dei chierici alle postazioni, forza di un'armata, questo ci vuole ancora un botto di costituzione, chierici, tecnofilo. Vediamo se c'è qualcosa, abilità maestria, sblocca l'abilità psionica maestria, sfasamento, onda d'urto, difesa estrema, proiezione. Ah, ma ci vuole costituzione per questi. Di niente. Vai, Galar ha accettato di unirsi. Ryder è pronto. Connor dovrebbe arrivare presto. Mo che dice? Vai all'ingresso e scopri cosa sta succedendo. Arrivederci. Al gate di che, scusa? Della città? Allora faccio così, mi teletrasporto. Mi pesa il culo pure che fa 5 metri sto gioco senza mount. Qua, cioè, regà, voglio dire, mo. Ah, ma lo stesso, no? Facciamo un esempio di un altro gioco, no? Pure World of Warcraft. Ormai World of Warcraft c'è una grafica che è abbastanza... Non è brutta, perché tra brutto e semplice c'è una bella differenza. Però World of Warcraft regala scorci potenti. Cioè, oh, guarda che robetta, eh. Ce l'ha il suo sto gioco, nonostante la grafica sia semplice. E apprezzo di più questi giochi qua rispetto a quelli super fotorealistici incredibili. Cazzo ordi, ma questo non lo sta a far entrare? Perché non lo fai entrare? Descrizione di un tizio che ha salito uno dei miei mercanti. Non posso dimostrarlo. Bla bla bla.
Ci ha derubati, ha messo in pericolo i rifornimenti, ha messo a repentaglio la protezione che offre ai miei mercanti. Toglimelo dalla vista, vivo o morto. Garantisco per lui. Sarà bla bla bla. Vabbè, piede 200 frammenti, sta zitto. Vaffanculo. Si può? Ci ho parlato io, vai zio. Mo andiamo a parlare col tipo di là, va? Cioè, mo per esempio, no, raga, questa missione qua. Cioè, io quando parlo delle cose filler, questa missione qui del dover andare. Ma che cazzo ce l'hanno messa a fare? Ma perché io sono dovuto andare di là a parlare con questi? A dai 200 frammenti. Cioè, ma che cazzo ce la mettete a fare? Ma fate le missioni interessanti. Quando parlo di filler parlo di questo. Su ste missioncine qua senza senso, ste chiacchiere random che fai con alcuni personaggi che, boh, cioè, sono fine a se stessi. Le cose che seguono un certo filo narrativo sono favolose. Il gioco ci sta, pure la storia è carina. Però queste filler qua sono proprio inutili. Secondo i nostri droni, era da tenere d'occhio, è l'ultimo degli iniziati che abbiamo identificato, ha reso un grande servizio, molto bene, l'orticolo ti ringrazia. Oh, madonna, 3.500, mamma mia. Che merce vendi? Le vendi le bombe, zio? No, non vende le bombe. Niente bombe. Se volevamo fare un ciclo di bombe, e niente, lui non le vende. Non le vende, quindi nulla. Niente ciclo di bombe. Mo dobbiamo andare a parlare con quest'uomo per quell'altra missione. Speriamo che ci caghi stavolta. Adesso che abbiamo finito sta cosa. Peraltro abbiamo livellato. I punti li dobbiamo mettere a forza, perché bisogna arrivare a 70. Quindi applichiamo la forza Maximus. Eccolo. Ho individuato gli iniziati. Ha portato tutti questi sani e salvi. Un ottimo risultato. Ok. Ecco due, raga. Ma che cazzo devo fare io qua? Vuole che aiuti Ulbricht a combattere le albe. Ora il tema è che le albe si occuperanno. Ok, proviamo a smettere questa. Vediamo un po' che succede. Gli antichi vincoli. Kallax è stato. Vediamo un attimo. Se no facciamo sti convertitori. Facciamo i convertitori. Vediamo un attimo. Che è qua? Che devo fare io? Devo andare al convertitore interruttore principale. Che vi devo dire, raga? Vamo se sti convertitori. Proviamo un po'. Proviamo ad andare a sbucciare i vari convertitori. Tanto mo siamo belli grossi. Meniamo potenti. Andiamo ai convertitori. Spegniamo tutto. Sbucciamo i mobs. E vediamo che tocca fa. E facciamo sti soldini per la spada. Per la spada quella bionica assoluta. Comunque, tra l'altro mi pare che arrivati a un certo punto sostanzialmente riusciamo a far tutto. Sei tutto. Sei tank, mago, melee, ranged, qualsiasi. Cioè non è che c'è una build. Fai tutto quello che cacchio ti pare. Madonna, fino là in fondo col cannato. Palla. Vieni, vieni. Cosa che ti rallenta quando l'occhio un target è ultra fastidio, ma ti scusa un po', No vabbè, lo tolgo con la X l'autolock, sti cazzi, a volte è comodo, però è un bello scrauso, devo dire. Mortacci mia. Ah, opzioni, gioco, sottotitoli, schermata, tasto, radar, livello, nemici, autosalvataggio, interno, registro conseguenze, registro missioni, eventi, livello, nemici. Insomma, su difficoltà, danno nemico, che poi abbiamo messo facile perché era una frantumazione di minchia tutto. Giocatelo a facile, tra l'altro, regà, Mira assistita, no, aggancio automatico, manuale, ok. Assolutamente, raga, giocatelo a facile. Io non vi auguro di farvi venire in mente di giocarlo a nessun'altra difficoltà, perché è ingiocabile.
Cioè, più che ingiocabile, è proprio frustrante e non c'è alcun divertimento. Se fosse stato divertente, come sapete, avrei giocato. Come ci stava ricascando un'altra volta. Avrei giocato ad Hard come. Ad Hard, a Super Hard, la difficoltà più difficile, come tutti i giochi che abbiamo giocato fino adesso. E a parte rari casi in cui per l'appunto il gioco assolutamente era un chiodo di merda da giocare a difficoltà avanzata. E quindi vi sconsiglio di giocarlo a qualsiasi cosa che non sia easy, perché non è divertente, non fa ridere, non c'è non c'è sfida, non c'è, proprio solo frustrante, basta. Cioè, detto da comunque uno che dei giochetti ne ha giocato un paio. Vieni zio, che fai Ray? Ecco, niente. E detto da uno che giochi ne ha giocati un paio, mi sono finito tutti quanti i vari Souls, Elden Ring, quello che sia, i giochi più difficili della storia. E sarebbe più divertente finire Ghost and Goblins piuttosto che questo a difficile. È come, cosa, ve lo ricordate Skyrim a leggenda? Cioè, tipo, che i nemici devi stare lì a girare intorno ai sassi per 4 ore, cazzo, perché c'hanno 4000 HP. Così non è divertente. La difficoltà deve aumentare il godimento. Se non aumenta il godimento, non serve a nulla. Assolutamente a nulla. E qua non aumentava il godimento, era solo più complicato di tirare giù i mob. Ci voleva solo più tempo, più che più complicato. Ed era palloso. Questi saranno i nemici. Salve Silve. Vediamo. Mi sembra che è un melee questo. Oh! Ehi! E vabbè, niente, vabbè, è a posto. È l'uomo massimo questo. Ora mi toccherà tirarci le granate qua dentro per non crepacce, perché questo mi ha distrutto la vita. Ma va a cagare. Ce n'avevo un altro dietro che non l'avevo neanche visto. Dov'è che stava questo qua che c'avevo dietro? What? Are we fighting now? Ce ne sono altri? Servono altre bombe, amici? Arrivederci, eh. Qua non ci risparmiamo mica, noi tiriamo tutte le bombe necessarie per la vittoria. Ah, save game. Ah, tra l'altro qua si può andare allo scopo. No, non si può andare giù. Ok, dicevo, cavolo, ma ho scoperto adesso. Mo c'è quello che ci cecchina instant appena saliamo. No, strano. Ve lo ricordate l'altra volta? C'era quello che non facevi in tempo a arrivare sopra e ti tiravano una randellata col cannone e c'era zero counterplay. Invece no, sto giro fattibile. Sta attenti perché siamo belli feriti. Questo ci spara? Oh, là là, sì. La precisione ci uccide pure, non so. Vabbè. Ah, gli tiriamo una granatella. Oh mamma, no, mo qual era questo? Sì, meno male. Meno male che era questo. Se no dovevamo tornare giù, ritornare su. Puoi andare su. Era una bella scocciatura. Allora andiamo avanti. Ah, qua abbiamo salvato. Cioè abbiamo 72 bombe ancora. Oh fuck, I suppose I'll have to deal with this one. I'll have to deal with it. Oh mamma. Arrivederci. C'è altra roba qua? Immaginate, mo sicuramente sbucherà un pirla che instant tira instant qualcosa senza zero possibilità di doggiare. Aspetta un attimo, come fa così? Cella energetica. No, stanno sopra questi. Ma il problema è che qua dobbiamo salire e farci sparare. Sicuramente ci insta spareranno. Eccoli infatti. Oh mamma, non so come ho fatto.
Va a cagare, lo sapevo. Però mi sa che avevo salvato proprio là, se non erro. No, ok, devo salire. Questo è un po' scocciante come cosa, eh. Ciao, Chicco. Ciao, Chicco, arrivederci, eh. C'hanno un free fire allucinante questi, è incredibile. Ah, mi stavo a spostare. Oh, Ray, comunque l'intelligenza artificiale dei tuoi amici è allucinante. Che fa? Viene, viene mele, viene mele. È pazzo, è pazzo, è pazzo. E vai. Andiamo a lootare il lootabile. 110. Pagano bene, c'è da dire, questi i pesci qua, eh. Disattiva, posto. 2k exp. Se ci danno 2k exp l'uno, siamo belli croccanti, eh. Siamo belli croccanti. Come si leva la cosa? Andiamo a lootare la roba da lootare sopra. Belli croc. Vai, vai.